Secondo posto, obiettivo, primo obiettivo stagionale raggiunto per gli allievi, mister Radina, soddisfatto? Sì, dai, diciamo che è stata una prima parte di stagione soddisfacente, il girone comunque non era complicatissimo, a parte la corazzata Donatello, le altre squadre comunque erano alla portata. Diciamo che l'obiettivo principale era ricominciare, abbiamo ricominciato, i ragazzi si sono allenati con continuità e quindi possiamo solo che essere felici. Una rosa ampia e sei riuscito comunque a farli ruotare tutti. Sì, ecco, questo è stato l'aspetto positivo, non abbiamo perso nessuno se non per purtroppo un ragazzo per un brutto infortunio. E quindi questa è una gran cosa, perché per chi fa settore giovanile impiegare tutti penso sia la cosa più importante. Tra l'altro anche qualche soddisfazione per due ragazzi che sono stati chiamati negli juniores, hanno risposto presente e sono già andati in gol. Sì, infatti Sanchez tra l'altro con noi segna poco, invece con la juniores va sistematicamente a gol, ma fa piacere perché significa che sono pronti e che il lavoro che si sta facendo è buono. A gennaio, forse febbraio, la nuova parte di stagione, quella regionale, e qui ci si misurerà con altre squadre di un livello superiore. Sicuramente abbiamo un girone tosto, dove con San Luigi e Ancona, dove sono due corazzate più o meno come Donatello, però è un percorso di crescita che secondo me servirà ai ragazzi per capire a che punto sono e a che punto siamo come settore giovanile. Ecco. Quanto è difficile allenare i tempi del Covid? È difficilissimo perché diciamo quest'anno un po' meno, perché siamo riusciti a fare allenamento con continuità. Lo scorso anno parti, riparti, fermati per un motivo, fermati per un altro, non riesci a lavorare con una programmazione, mentre quest'anno fortunatamente, e speriamo di poter continuare perché le prospettive non sono rose.